Perfetto, perfetto. Intanto la ringrazio dei complimenti del monumento a Piazza della Libertà, agli Piazza adulti della Libertà, bravo, sì. di tutte le forze di polizia e ne sono contento. Avevo preparato un canovaccio dove condurre la mia conversazione, ma in realtà, stimolato dai vari relatori, ho assorbito molto e mi sono anche emozionato di questo. Per cui lascio perdere il canovaccio e farò un discorso a braccio Grande. per quello che mi viene dal cuore. Innanzitutto, in questo momento di Covid, io sarò molto sintetico e credo di non utilizzare tutto il tempo a mia disposizione, ma vorrò essere molto conciso in quello che dico. Allora, in questo momento di pandemia, dove gli uomini hanno preso uno schiaffo, il mondo ha preso uno schiaffo, significa che tutta l'umanità deve fare un passo indietro e deve fare una riflessione. Noi non possiamo continuare a consumare energia, suolo, terreni. Nel momento in cui stiamo parlando adesso è sparito un campo di calcio nell'Amazzonia. Questo significa che oggi qui a Roma, che abbiamo delle temperature bizzarre, questo lo scioglimento dei ghiacciai, eccetera, eccetera, comporterà delle cose terribili. Volevo rispondere a Luca Barbareschi, che condivido che i politici non devono essere, devono fare un passo indietro, ci vuole le competenze. Le competenze sono importanti, altrimenti il nome altisonante politico, ma che non ha competenze, fa danni e non riesce a fare quello che deve fare. La bellezza salverà il mondo, la bellezza salverà l'Italia. L'Italia è il paese più straordinario dove ci sono il 70% delle opere d'arte del mondo, per cui soltanto stando fermi, noi dovremmo attrarre turismo, ma Esatto. dobbiamo dire che dobbiamo fare sistema, perché in altre occasioni, come lei ha citato, la Francia fanno sistema e anche avendo in certo meno di noi, molto meno di noi, riescono a attrarre molto turismo. Parto sollecitato dai vari interventi dei vari relatori, lancio un'idea importantissima che per molte volte io mi sentite? Sì, mi Sì, sentite? benissimo. Perfetto. Lancio un'idea visto che c'è il ministro in diretta, una cosa che secondo me sta sotto gli occhi di tutti, ma non è stata mai valorizzata. Qual è il monumento, visto che oggi è anche il Natale di Roma, il monumento più visitato a Roma? Il Colosseo, che attrae milioni di turisti. Io mi domando, il Colosseo è nato come un anfiteatro dove si effettuavano degli spettacoli. Perché a oggi, 2021, non si fa uno spettacolo nel periodo estivo, primaverile, quando anche invernale, se la stagione o la cosa lo consente, fare uno spettacolo all'interno del Colosseo, che è una cosa che si è sempre fatta, perché i romani facevano le arene lì dentro, facevano gli spettacoli, perché non farlo oggi? E sarebbe un volano economico gigantesco, perché è il museo più visitato a Roma, dopo i Musei Vaticani, tra l'altro. Allora, perché non prendere questa iniziativa, questa cosa che io mi ho sentito non solo fare degli spettacoli che porterebbero cultura, porterebbero lavoro per elettricisti, attori e tutte le varie competenze dei vari personaggi che c'è. È una cosa che sta sotto gli occhi di tutti, ma nel 2021 ancora non è stata fatta. Per cui questa è una cosa che mi sento molto di sottolineare. Altra cosa, la bellezza va tutelato non solo Roma centrale, ma anche le periferie. Ci sono stati dei relatori prima di me che hanno sottolineato che bellezza è anche relazione tra gli uomini, vivere in posti belli rende le persone migliori, per cui non pensare solo a Roma centro, ma anche alle periferie, dove Certo, non ci sono punti di assolutamente. aggregazione,
dove il punto di aggregazione è il centro commerciale, di una tristezza, è come avere delle galline nei pollai, nelle gabbie e costringerle a convergere dentro al centro commerciale, che è l'unico punto di aggregazione, non c'è più una piazza bella, e per cui vanno lì dentro, devono prendere il caffè e spendere dei soldi, per cui dobbiamo. Questa è un'altra cosa che mi sento di sottolineare. Concludo semplicemente riprendendo un attimo il mio canovaccio, che la bellezza declinata nel corso dei secoli si è diversificata moltissimo. Faccio un esempio per chiamare l'attenzione dei miei uditori. La differenza o la differenza di bellezza tra la Gioconda, che è un quadro universalmente conosciuto, e Guernica di Picasso, allora, sono ugualmente due bellezze esplicitate e espresse in due momenti diversi della storia. Leonardo, grande pittore, immenso pittore, che ha ritratto questa donna immersa in questa natura, che sia natura naturans, questo sfaldamento delle rocce, aveva intuito l'atmosfera e l'atmosfera l'aveva dipinta prima degli impressionisti, e Guernica, che è il quadro universalmente più conosciuto, che ha una sua intrinseca bellezza, dove Picasso ha sfasciato la realtà, l'ha ricomposta per sbattercela in faccia nella sua crudezza più drammatica. Io con questo credo di aver dato il mio piccolo contributo, e lascio la Grazie. parola agli altri relatori, che sono stati fino ad adesso tutti interessantissimi. Grazie.